i primi due di categoria di questa giornata molto impervia, che ha visto, nonostante le sue classiche caratteristiche di tempo brutto, un percorso sempre più accidentato. Nella salita veniva giù un fiume di acqua e terra, è stato molto molto particolare. Consigliamo di riprovarlo questa strada, confidando nelle stesse condizioni atmosferiche. Come è andato oggi? È andato bene, dai, solita gara, fangosa, però questa è una classica. Oggi forse è il limite della praticabilità, però tutto sommato ci siamo divertiti in discesa. Pensavate di far più fatica, meno? Più fatica è così, no. Non lo so, visto il tempo pensavate di... No, è andata bene, Stefano ha tirato tutta la salita, ma aveva anche staccato, poi dopo non ci ha creduto. Eravamo lì, non diceva niente, perché dopo in discesa io non è che potevo, sapevo che non potevo spingere al 100%, allora in salita si è staccato di poco, allora dopo l'abbiamo fatto insieme, praticamente in discesa forse poteva andare via lui, però siamo andati giù regolari, l'abbiamo fatto insieme. C'è il cammino che anche se ha fatto la vittoria lui, non so per cosa. Perché potevo staccare in discesa. Prossima gara? Penso alla Campestre 9 io. Ah. Anch'io, per la tua nuova squadra. Ok. Nuova squadra. Un augurio di buon anno? Sì, io faccio io. Facciamo un augurio per un felice 2011 a tutti i podisti della Romagna e fuori, sperando di vederci spesso sul terreno di gara. Ok, grazie ragazzi, auguri. La gara bella, faticosa, ma siamo tutti contenti, parlo anche per gli altri. Oh, basta, andiamo, un applauso per tutti. Divertente, l'anno scorso era meglio. Piove, sì. Paolo, vai, Paolo. Penso che, visto che mi avete dato la paga, andate a casa a piedi. No, Zale? È stata una bella manifestazione, sicuramente il prossimo anno ci ritorneremo. Ok, con l'acqua, come quest'anno? Con l'acqua, perché, guarda, è più suggestivo. Fabio? Cosa devo dire? Frega i pantaloni agli altri.